tema intervenire prima che ci arrivino, questo mi pare, come dire, un discorso scontato, però non è mica facile. E bisogna operare su più fronti, certamente la scuola deve svolgere una sua funzione, un suo ruolo, che è un ruolo anche istituzionale, no? Che è quello formativo oltre che educativo, però la scuola da sola, lo ribadisco ancora una volta, la scuola da sola non può, e anzi io direi al contrario, che la scuola è la cartina di tornasole di come funziona un paese da più punti di vista, anche dal punto di vista, come dire, sociale, lavorativo, occupazionale, etico, valoriale. Quindi bisogna lavorare tanto insieme e lavorare per prevenire fenomeni rispetto ai quali ovviamente diventa difficilissimo intervenire. Facciamo un esempio: il carcere di Nisida. Si recuperano alcuni ragazzi, ma quanti su quanti? Bisogna, ribadisco ancora una volta, evitare che ci siano destini segnati in alcune aree del paese, in alcune aree della nostra città. Quella che, di cui lei parlava prima, è quello di cui lei parla, di quello di cui stiamo parlando, è un fenomeno, è la punta dell'iceberg di un fenomeno molto complicato, molto complesso anche da definire, che si chiama povertà educativa. Abbiamo 1.400.000 bambini poveri assoluti. Questi vanno a scuola, quante speranze hanno di rimanere a scuola e di avere dalla scuola una risposta per il loro futuro?